Ciao, ed eccoci qui per una nuova recensione di prime impressioni. Questa volta parliamo della Pinker Times Award di Too Faced, la nuova palette. Io la chiamo palette primaverile perché, avendo provato i colori, vi dico che secondo me per la primavera è super adatta. E sul lato della scatolina vi faccio vedere che ci sono anche gli swatch sul cartone delle cialdine con i nomi scritti, per cui una particolarità di cui ho fatto caso guardando la scatolina, poi il retro e le solite diciture. Per quanto riguarda la palettina, è fatta così, è incartonato, c'è la scritta e il nome della palettina che è leggermente in rilievo, ha questo colore rosina che vi devo dire mi sta anche piacendo, questo cuoricino niente niente male, e questa sarebbe la palette. Io la apro fino a questo punto, però tenendo conto che è in cartone, probabilmente si riesce anche a piegarla, però ho i miei dubbi se si rompe qui il cartone. C'è lo specchietto che va più che bene. C'è il cuoricino anche qui e questo sarebbero le cialdine. C'è un mix tra colori opachi e colori luminosi. Se pensate che assomigli alla Too Faced, alla palette, quella con le farfalline che era uscito l'anno scorso, io in questa palette ho trovato gli shimmer non granulosi. Io mi ricordo di quella palette che mi era anche non piaciuta perché sentivo gli shimmer, specialmente toccandoli con le dita o con il pennello, mi rendevo conto che avevano una texture granulosa. Questi invece sono più lisci, per cui sotto questo punto di vista io personalmente questa la trovo fatta meglio. C'è un colore opaco che va bene per la carta sopraccigliare, infatti anche in questo caso l'ho messo. Durante le clip, che sapete che su questo tipo di video provo tutte le cialdine in vari look, ho usato anche questo colore e l'ho provato qui nell'arcata sopraccigliare. Per un mio incarnato no, perché è troppo scuro. Va bene per fare la sfumatura qui, però per l'arcata sopraccigliare personalmente non mi piace perché l'ho trovato troppo cupo messo sull'occhio. Ci sono varie texture di shimmer, vi spiego in che senso intendo texture, nel senso che questo e questo hanno all'interno anche delle pagliuzze più chiare, infatti questo colore messo sull'occhio è più chiaro di quello che lo vedete qui in cialdina, mentre ci sono questi altri colori che non hanno le pagliuzze ma sono semplicemente luminosi. Questo colore io l'ho provato sia come punto luce che messo qui, vi devo dire che forse mi piace di più come punto luce. Degli altri colori mi piace molto questo verdino, deludente questo viola, perché da come lo vedete qui, e vi lascio proseguire anche nel video così vi rendete conto meglio vedendo quello che sto per dirvi, questa cialdina non mi è piaciuta perché oltre a aver fatto fatica ad applicare il prodotto, perché personalmente con il pennello non vedevo nessun risultato e l'ho messo con le dita, c'è anche un punto di luminosità, di colorazione che si trasferisce sull'occhio che personalmente non è che mi faccia molto impazzire come colorazione da dire sì, mi piace. D'impatto, vedere questa cialdina e quello che sono riuscita a tenere sull'occhio, personalmente come prima applicazione non mi è molto piaciuto. Poi non so se nel continuare ad utilizzare la palette, trovando altri usi delle cialdine, riesca a farmi piacere anche questa cialdina. Ok, questo qui come lo vedete, sì, si nota, vedete che è opaco, però c'ha all'interno delle pagliuzzette glitterate. Personalmente le pagliuzzette glitterate, secondo me, sull'occhio non si notano. Infatti l'ho messo un po' anche oggi qui nella parte finale. E vi devo dire che io non noto queste pagliuzzette, noto la colorazione opaca che si stende bene, ma non riesco a notare le colorazioni
brillantinose, per cui mi piace anche come risultato. Di certo è che è una palette primaverile, per cui come potete vedere, a parte questo colore e forse questo, ma questo qui volevo farvi vedere che è quello che ho messo qui sopra, per cui questo è questo, e aspettate, questo è quello che ho messo qui, per cui potete rendervi conto di quanto pigmentazione verso lo scuro ci sia di questa palette, per cui tra questo e il resto delle colorazioni sono tutte più chiare, per cui ok per il discorso primaverile ci sta questo tipo di colorazioni, però resta il fatto che se piacciono le colorazioni un po' più scure, un po' più pigmentate, forse non dico neanche pigmentate, più intense di colore, più scure, in questa palette non la trovate. Comunque vi lascio al resto del video in cui potete dare un'occhiata a come funzionano queste cialdine messe sugli occhi. Iniziamo con l'arcata sopraccigliare. Prendo questo colore che è in cialdina piccola. Mi ricordo che le altre palette di Too Faced di solito nelle cialdine, quelle più grandi, mettevano i colori di solito opachi. Invece in questo caso hanno messo uno scimmerino e un colore sì opaco, però è leggermente più scuro di questo. Per cui per il momento inizio ad utilizzare questo. Ed ecco messo questo colore d'arcata sopraccigliare. Vi devo dire che ci sta, perché adesso faccio qui la sfumatura con il colore più scuro, per cui copro un po' questa parte dove mi sono abbassato un po' troppo e mi rimane qui l'arcata sopraccigliare luminosa ed opaca. Come secondo colore prendo questo. Sbatto leggermente l'eccesso e faccio la parte qui. Vedete che mi sembra che tendi a fare un po' di macchia, però non so se sia anche perché forse ne ho preso poco, no, non credo, forse è proprio un discorso che bisogna un attimino sfumarlo. Ho preso un altro po' di prodotto giusto per metterlo in questo punto dell'occhio. Dopo un primo tentennamento che mi sembrava di stare facendo un po' di macchia, vedo che adesso si è anche sfumato bene questo colore. Adesso su quest'occhio volevo partire con i colori luminosi. Allora, in questo cambio pennello, prendo quello più piccolo. In questo punto parto con questo colore che voglio provare ad usare come punto luce. Anche se di solito il punto luce si fa alla fine, in questo caso sto partendo con questo colore, vedete che ha questo effetto. Ci ho fatto due strati e mi sembra che ci stia. È un po' per ottimizzare l'utilizzo degli ombretti, diciamo che sto facendo così. Adesso faccio la prima parte qui dell'occhio. Come prima parte prendo il colore della cialda più grossa. Vedete che si appiccica bene sul pennello e inizio a metterlo in questo punto. Vedete che come colorino anche mi piace. Adesso faccio la parte qui centrale. Con le dita prendo questo colore
sarebbe questo rosa qui? Vediamo sull'occhio che effetto che mi fa. Visto che ha delle pagliuzze più chiare, ci sta che rispetto alla cialdina sia più chiaro. Vedete che la cellina è così, mentre sull'occhio, dopo due strati, fa questo effetto. Tolgo un po' l'effetto riga e passo a fare l'angolino qui esterno, che ci metto un colore opaco, e cioè questo qui. È meglio che sbatta un po' l'eccesso, perché l'angolino è piccolino, non vorrei aver preso troppo colore. Vedete che con uno strato c'è già il colore. Questo sarebbe più o meno il risultato nell'aver utilizzato questi colori. Sapete che di solito quando faccio l'angolino qui esterno faccio anche la parte qui sotto. Però ho deciso di provarci per questo look e farvi vedere questo colore chiaro messo qui. Eventualmente nei prossimi look lo cambio di posizione. Comunque questo sarebbe il risultato. Come era logico che potessi arrivare a questo look, è un look primaverile. Guardando le cialdine già ci si poteva immaginare un discorso così. Comunque, questo sarebbe il risultato di come performano queste prime cialdine che ho usato. Prendo questo colore opaco dalla cialdina, quella grande, ci provo, che sto un attimino sparendo dall'inquadratura, ci provo a metterlo qui sopra. Ni, vi dico già ni, lo vedo un po' troppo. Io ho voluto provarlo perché ero curiosa di vedere se questa cialdina grande poteva andare bene qui sopra. Ma vi dico già che tanto vale che mi allarghi e che lo porti più giù il colore, perché come vedete sì, ci può anche stare, a chi piace, però personalmente come primo impatto lo vedo un po' troppo un colore acceso da fare l'arcata sopraccigliare. Infatti lo prendo anche con il pennello più grande e lo provo a mettere già anche qui, così faccio tutta questa parte con questo colore che, come vedete, secondo me l'arcata sopraccigliare rimane adatto questo, e questo colore sta bene qui nella sfumatura. Però in questo caso avevo deciso di provare anche questo colore, per cui lo prendo e lo appoggio qui sotto. Vediamo se si vede un po' di differenza tra i due colori, oppure messi troppo vicini non si vede la differenza. Però rimango dell'opinione che entrambi rimangano adatti per fare qui la sfumatura qui di questa parte dell'occhio. Io personalmente adesso, casomai nelle prossime clip, provo ad utilizzarlo da solo, quello che ho messo qui sotto, però vedete che messi insieme non mi sembra di vedere quella gran differenza come colorazioni. Per quanto riguarda la parte qui, ci metto questo colore. Vedete che si prende bene sul pennellino. Allora, ci ho fatto un po' di strati. Il colore lo vedo, però sinceramente mi sarei aspettata qualcosa di più rispetto a quello che sono riuscita ad ottenere qui. Vedete che qui, sul mio tipo di incarnato, perché poi dipende anche dalla colorazione dell'incarnato, mi sembra proprio che il colore faccia un po' fatica a farsi vedere. Continuo a fare strati che a un certo punto sono anche troppi. Nella parte qui esterna
utilizzo questo azzurro blu. Allora, nel metterlo con il pennello, come vedete, il colore fa fatica ad uscire, perché come primo strato, sinceramente, me lo sarei aspettato con più pigmentazione. Lo sto stratificando, diciamo che anche questo colore, da quello che vedo che sta uscendo, è un colore un po' urtino. Cioè, vedete che, ok, forse mettendomi così un po' di colorazioni si notano qui sopra, però resto sempre del fatto che di qua sono rimasta più convinta di quello che ho ottenuto. Di qua vedo che sto stratificando il prodotto per riuscire ad ottenere qualcosa. Ho un po' ripreso il colore qui davanti e questo sarebbe il risultato. Allora, di per sé il risultato non è male, perché guardando in questo modo mi accorgo che il colore c'è, però vi devo dire, se ve ne siete accorti, l'ho stratificato parecchie volte rispetto a questo qui, che ho fatto i miei strati e il colore c'era. Di qua ho dovuto fare più stratificazioni. Già fatto l'arcata sopraccigliare su entrambi gli occhi con questo colore chiaro. Allora, adesso mi devo un po' ricapire che cialdini usare, perché ho un po' cambiato dal programma che mi ero fatta, perché qui nella mia cartina mi sono scritta come abbinare i colori, ma ho un attimino cambiato idea. Allora, partiamo con quest'occhio. Adesso qui, per fare la piega o la sfumatura più ampia, prendo il lilla. Beh, come il lilla lo vedo alquanto bello pieno di colore. Per quanto riguarda qui la piega di più precisione, ci provo anche con questo. Vedete che ho fatto questo abbinamento giusto per provare queste due colorazioni. Adesso parto con il colore qui davanti e volevo farvi vedere il colore che avevo messo prima come punto luce nel metterlo proprio qui nella prima parte dell'occhio. E nella parte qui, sia centrale che nella parte di qua, metto il violetta, questo qui però luminoso. Quello che sto notando è che non scrive. Vedete che non riesco a vedere colore. Provo a prenderlo con le dita, perché da cialdina non lo immagino. Lo sto riguardando e non ha le pagliuzze chiare come questo colore che ci stava che diventasse più chiaro. Questo da cialdina è così. Però quello che vedete... Ok, di per sé il colore può diventare carino, che lo sto stratificando con le dita, però personalmente non mi sarei aspettato un colore così. Infatti, appena messo con il pennello, vi ho fatto capire che io non ero capace di farlo scrivere. Mentre con le dita sono riuscita ad ottenere un po' qualcosa. Beh, adesso qui sono un po' scesa un po' troppo. Ma comunque, giusto per farvi capire questo tipo di tonalità, vi devo dire che personalmente non è che mi piaccia molto. Sì, ok, vedendola così
L'effetto ci può anche stare, però dall'idea che si può fare da cialdina a quello che ci si ritrova sull'occhio, e per aggiunta con il pennello non ero capace di farlo scrivere, né come colorazione. In questo caso come arcata sopraccigliare, cioè scusate, come transizione, piega, la faccio con questo colore, visto che l'arcata sopraccigliare l'ho già fatta con il colore chiaro di prima. Allora, anche in questo caso riprendo il colore questo qui. Al centro con le dita ci metto questo colore che è verdino, ma questo colore mi sta, aspettate che lo stendo meglio, però volevo dire che mi piace come tonalità di verde. Parte qui esterna questo colore qui, che sarebbe anche l'ultimo. Come vedete ha già scritto, per cui la trovo una bella pigmentazione ed è anche un colore che forse non riuscirò a... no, si vede. Vedete che c'ha anche delle pagliuzzette glitterate, però secondo me non si vedono eccessivamente, perché infatti lo sto mettendo qui e non lo so se si percepiscano dei brillantini, perché sinceramente a me sembra di no. Sto un attimino riprendendo il verde giusto per dare più sfumatura, però vi devo dire che il risultato mi sta piacendo. Vi devo dire che il colore che più mi ha deluso, sinceramente, è questo lì, questo viola, perché da quello che vedo da cialdina mi ero preparata a fare un look un po' più scuro, e questo invece è il risultato che personalmente, da come si vede la cialdina, non mi sarei aspettato un risultato del genere. Invece anche questo risultato mi sta piacendo molto. Molto adatto a un'idea di primavera, anche d'estate volendo, ma comunque principalmente di primavera. Molto carino questo risultato. Ve li faccio vedere entrambi, perché poi sono anche gusti personali, cosa può piacere o cosa no. Ma comunque questi sarebbero i risultati. E in questo momento abbiamo utilizzato tutte le cialdine. Ed eccoci qui per la conclusione di questo video e di queste prime impressioni di questa palette. Vi faccio le due foto delle due righe per farvi gli swatch anche delle palette. Ok, sono riuscita a prendere anche questa palette di Too Faced. A parte questa cialdina, come vi ho fatto vedere, che a me personalmente non piace molto, un po' il risultato che vedo sull'occhio mi potrebbe anche piacere, però la trovo una cialdina da doverci lavorare su per riuscire ad ottenere qualcosa, e anche non so se metterla qui davanti col pennello si riesca a fare qualcosa, perché io ho provato a metterla col pennello qui nel centro e non funzionava niente, ho dovuto utilizzarlo con il dito. Comunque, a parte la particolarità di questa cialdina, adesso le cialdine vi devo dire che non sono niente niente male, più o meno tutte hanno scritto, sono riuscita a creare qualcosa che mi ha anche soddisfatta, per cui soddisfatta del risultato che sono riuscita ad ottenere con questa palette. Vi ricordo che io l'ho presa da Sephora con lo sconto del 20%, perché sinceramente non so se l'avrei presa a prezzo pieno, perché se sono le palette di Natasha Denona, ci credo un po' di più. Non quelle che hanno i due blush e i cinque colori, proprio le palette di completamente con ombretti.
Quindi un po' di nì, perché diciamo che negli ultimi anni con questo marchio di Too Faced delle cose mi sono piaciute e delle cose non mi sono piaciute, per cui ci vado un po' più ragionandoci sopra se mi possono piacere oppure no le texture che mi propone Too Faced, anche perché avevo l'esperienza della palette, quelle con le farfalline, Too Faced, e sinceramente le texture dei luminosi non è che mi piacciono molto, le trovo un po' granulose, mentre queste le trovo più lisce, meno granulose, per cui qui trovo già qualcosa, per un mio gusto, per un mio modo di vedere gli ombretti, qualcosa in più. Ok, io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video.